rendete conto che qualunque struttura di potere ha interesse a indebolire l'essere umano. Non si può dominare una persona che ha forza. Lo si può fare fisicamente, lo si può mettere in carcere, ma non gli si può dominare il cervello. Chi di voi ha visto Le ali della libertà? L'avete visto? E veramente dovreste vederlo, perché è un grande film. A un certo punto quest'uomo imprigionato ingiustamente perché non aveva commesso nulla, però era un uomo molto intelligente, a un certo punto era diventato all'interno del carcere una persona che veniva insomma, utilizzata dal direttore per le sue competenze, e un giorno lui si chiude in una stanza, mette su un disco di Mozart, con Le nozze di Figaro, e a un certo punto mette il microfono di tutti gli altoparlanti del carcere vicino all'altoparlante del registratore, e tutto il carcere si sente questo duetto meraviglioso, e tutti si fermano, si bloccano, perché questa grande musica riesce a toccare l'anima di ciascuno. Il direttore, che era una vera canaglia, dopo un po' insieme a un altro entrano lì dentro, lo prendono e lo buttano nel cosiddetto buco. Il buco è una stanza di 2 metri per 2, senza bagno, senza acqua, niente, per un mese. Nessuno aveva mai sopravvissuto un mese in quello stato. Lui esce, è ancora vivo, la barba lunga, però è ancora vivo. E quando va a mangiare insieme agli altri, qualcuno gli chiede: ma come hai fatto a sopravvivere? E lui dice: perché insieme a me c'era il signor Mozart. Ma come, ti hanno lasciato portare il giradischi di dentro? No, era tutto qua. E questo nessuno me lo può portare via. Ecco, lì si vedrete la forza di un uomo che diventa sempre più se stesso e che poi riesce con un finale veramente grandioso a liberarsi proprio da tutto questo. E vedete che cos'è un essere, cosa può fare un essere umano quando diventa veramente se stesso, non c'ha più paura di nulla. Ecco. Allora, il modo con cui il potere dominio, cioè l'oppressione dell'uomo sull'uomo, ha sempre esercitato la sua nefanda influenza sulla terra è grazie alla paura. Quindi abbiamo presente che il problema umano numero uno è questo, la paura. La paura consente quest'infamia, la dominazione di un uomo su tanti altri, lo sfruttamento. Come ci si libera dalla paura? Non attraverso le armi, perché anche chi si arma comunque poi c'ha paura, perché gli altri sì, le prendono, vengono magari sottomessi, ma poi prima o poi si rifanno. No, si vince diventando veramente se stessi. E siccome abbiamo una scintilla divina dentro di noi, quell'aspetto dell'anima che vi dicevo prima, le qualità dell'essere, sono poi le qualità divine. E allora quando diventiamo, ci divinizziamo, diventiamo creatori di noi stessi, finisce la paura. Anche perché in quel momento non siamo isolati, ma siamo connessi con tutto ciò che c'è. La paura nasce dal senso di isolamento, della separazione. Il potere è sempre usato il divide et impera, dividi e comanda. Tutto ciò che ha diviso l'uomo è sempre stato utilizzato dal potere. I conflitti sono utili al potere per rendere gli uomini incapaci. Quando vedo degli studenti conciati in certi modi, sono perché sono pieni di conflitti fino al collo, non hanno più la loro forza vitale, e sono convinto che oggi all'università gli si potrebbe anche chiedere di passare sotto, come facevano i romani, sotto il giogo per entrare. Schinatevi di lì 3 volte, lo farebbero. È tremendo. Quando questo accade vuol dire che c'è molta paura. Ecco, questo corso dovrebbe servire a liberarci dalla paura. Naturalmente non è che ci riusciremo, ma avere almeno l'intuizione di dove si può andare, ecco, non sbagliare proprio strada. Perché noi cerchiamo la soluzione ai problemi della vita dove di solito non ci può essere, fuori di noi. In realtà la prima cosa che è importante fare è capire chi siamo e che cosa veramente vogliamo al nostro interno, in coerenza con chi siamo.
Questo è tutto. Non può fluire l'amore in una coppia se le due persone non sono loro stesse. Non può. Come fa? Chi è che ama? Chiamo. Un altro che non è lui, e io chiamo. Da parte di chi? Da quale parte di me? Se sono tutto frantumato. Ecco. Allora noi cerchiamo fuori una soluzione ai problemi esistenziali che non può essere trovata. Ritornare a sé senza isolarsi, anzi, il bello di fare il lavoro sul gruppo è fantastico, è questo, non in terapia individuale. Terapia individuale è fatta apposta per dividere le persone. Passo 10 anni con lei, lei tanto mi paga, alla fine c'ho lo stipendio, gratis, vivo bene. Ma dopo un po' che senso ha? Dal momento che quello che mi dice lei è quasi uguale a quello che mi dicono tutti gli altri. C'è ben poche varianti. Le varianti sono come nei supermercati. I prodotti sono messi un po' più in qua, un po' più là, ma sono sempre quelli. Quando uno fa il terapeuta, dopo un pochino si rende conto che è sempre uguale. I problemi sono sempre simili. Sono delle varianti sugli stessi temi. I temi fondamentali, siccome sono stati creati collettivamente, anche lì collettivamente vanno smontati. Ma noi abbiamo un'abitudine terribile che separa la psicologia dalla politica, dalla filosofia, dalla spiritualità. Ognuno il suo mestiere, sì, ognuno ciecamente a fare il suo lavoro, in modo che sicuramente gli effetti che avrà saranno molto limitati. Ora capite cosa vuol dire guarire se stessi, diventare se stessi? Vuol dire che si diventa persone che sono cittadini, ma città in greco si dice polis. Può essere uno che non si occupa di politica, ma una persona che non si occupa di politica non è un essere umano. Si crede di esserlo, ma sono riusciti a tagliargli il cervello. La politica vuol dire essere parte di una polis, cioè di una comunità, in cui ci si riconosce, in cui la politica è il discorso sui valori. Quali valori facciamo, mettiamo prima, quali valori dopo, come possiamo possibilmente realizzarli tutti? Questa è la politica. Il fatto che le persone si ritirino dalla politica, perché quella di oggi non è politica, è un teatro, una farsa, una cosa da incubo. La politica vorrei dire discorso serio sui valori, intelligente e serio in dialogo. Questo sarebbe la politica. Ecco, capite bene che la psiche è politica interiore che poi diventa politica esterna. Se io sono in conflitto, guardate cosa succede nel Parlamento. E tutti dicono, ma guarda come litigano. Ok, benissimo. Se trovassimo uno spinotto dentro le persone, dove si può entrare e far vedere in televisione quello che c'è nelle teste della gente, si vedrebbe cose di quel genere. Non è che siamo cittadini tranquilli, sereni e orientati. E poi viene fuori un Parlamento fatto così. Quello è una manifestazione pubblica di quello che c'è dentro le teste delle persone. C'è un conflitto continuo. Allora, vi ho detto che a livello dell'ego il conflitto è ineliminabile. Quindi si tratta di passare a un altro livello, cioè diventare davvero se stessi.